Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Caltanissetta sotto assedio per un'imponente operazione antimafia, 54 gli arresti. A Messina l'indagine su un duplice omicidio a Cavaro si conclude con 10 in manette per droga. La parla Maria, la sopravvissuta, 2 tentativi di strangolamento da parte del compagno. Pur avendolo denunciato, l'uomo che ha tentato di ucciderla l'ha mandata in tribunale per atti persecutori. Alle donne dice raccomando di non arrendersi, denunciate sempre. La drammatica storia di Marjal, giovane madre fuggita dall'Iran, molestata nella traversata dalla Turchia dagli uomini che ora l'accusano di essere una scafista. In carcere a Barcellona, lontana dal figlio di 8 anni, ha tentato il suicidio. Mosaici curati e turisti entusiasti. Piazza Armerina respinge con forza le accuse di incuria e degrado della villa romana del Casale pubblicate da diversi media nazionali. Siamo andati con le nostre telecamere a mostrarvi i mosaici patrimonio mondiale dell'UNESCO. Niente soldi per le prime spese antincendio in Sicilia e rischio stop anche per il rinnovo del contratto dei regionali. Roma blocca parte della finanziaria siciliana e l'assessore all'economia vola al ministero per trovare soluzioni. Pioggia su Catania, ma nelle province centro-occidentali acqua razionata e fontanelle dai rubinetti chiusi. Le campagne sono a secco, gli invasi hanno poche scorte e la crisi rischia di arrivare nelle case di città. Lacrime e rabbia, Palazzo d'Orleana a Palermo, i genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina chiedono la deroga per poter tenere aperta la struttura d'eccellenza che salva tante vite tra i bambini. Applausi ed emozione a Piazza Armerina per il felice debutto del musical Uomini non sono alberi, sull'avventurosa biografia del compositore dell'opera da tre soldi, Kurt Weill. Calcio, neanche il cambio in panchina, risolleva il Catania, che adesso ha solo 4 punti di margine sulla zona play-out. Conte a corner, ora pensiamo al campionato. Bentrovati, colpo alla mafia gelese, i clan controllavano il mercato della droga e potevano contare su un ingente quantitativo di armi capaci di bucare un'auto blindata. 54 gli arresti della polizia. Tonino De Mana. Avevano armi in quantità e droga e deliberavano di uccidere, se necessario, per manifestare potenza e grandezza. Ci sono voluti anni di indagini ed oltre 500 poliziotti per dare una spallata alla mafia gelese, ancora sotto il controllo delle famiglie Rinzivillo ed Emanuello e quindi della Stidda. Una città sotto assedio con un numero imponente di forze dell'ordine per cercare di liberarla dal malaffare. L'immagine simbolo è quella che vedete con decine di auto con lampeggianti accesi nel piazzale della questura di Caltanissetta, quasi un modo per dire che lo Stato c'è ed è pronto a riprendersi il territorio. È anche il segno che l'attività investigativa dello Stato, l'attività repressiva nel senso migliore del termine, funziona, perché le organizzazioni criminali quando sono in difficoltà si compattano e eliminano qualunque contrasto violento interno. E sono 54 gli arresti eseguiti dalla polizia di Caltanissetta nei confronti di altrettanti elementi accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti, reati aggravati dalla disponibilità in capo agli associati di armi anche da guerra ed esplosivi. Particolarmente fiorente anche il mercato della droga che scorreva fiumi ed alimentava il mercato nisseno. Tra gli arrestati figura Giuseppe Tasca, reggente della famiglia Rinzivillo, un soggetto che ha espiato decine di anni di carcere ma che ha mantenuto sempre un ruolo di spicco in Cosa Nostra. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un potente ordigno esplosivo, mentre uno degli indagati avrebbe avuto a disposizione anche un Kalashnikov capace, come ha detto, di bucare un'auto blindata. A Messina la polizia ha eseguito 10 misure cautelari per armi e droga, un'inchiesta nata dopo un duplice omicidio. Francesco Triolo.
10 misure cautelari, un'operazione antidroga che ha coinvolto direzione distrettuale antimafia, squadra mobile di Messina con la collaborazione delle questure di Reggio Calabria, Catanzaro, il reparto prevenzione della Sicilia orientale a Messina. A finire in manette sono stati componenti di un'organizzazione dedita alla detenzione e allo spaccio di droga, soprattutto nel rione di Camaro. Un'inchiesta scattata a seguito del duplice omicidio di Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò avvenuto il 2 gennaio 2022 in via Edoardo Morabito, proprio a Camaro, che aveva portato all'arresto di un messinese ritenuto l'autore materiale del duplice omicidio, rintracciato a Rosardo dopo 3 mesi di latitanza. Le successive indagini hanno consentito di scoprire l'esistenza di un'organizzazione dedita allo spaccio di cocaina, marijuana e crack, che era stata in grado di instaurare rapporti di collaborazione anche con la Calabria grazie all'abilità di inserimento nel settore dello smercio al minuto. Nel corso delle indagini erano state arrestate 4 persone e sequestrate circa 50 kg di droga, oltre che armi e munizioni, nella stessa disponibilità del gruppo. Gela, parla Maria, sopravvissuta a 2 tentativi di strangolamento da parte del compagno, ora sotto processo, perché l'uomo l'ha denunciata per atti persecutori. Alle donne dice: non arrendetevi, continuate a denunciare. Gerry Italia. Per non farmi sentire dai vicini, mi buttò a terra, mi bloccò le mani con le ginocchia e mi strangolò. E il vicino del piano di sotto capì che c'era qualcosa che non andava, salì bussando la porta e dicendo che stava chiamando la polizia. Solo in quel momento lui mi mollò la presa. Lei è Maria ed è sopravvissuta a ben 2 tentativi di strangolamento ad opera dell'uomo con cui aveva una relazione. Sembra una storia, come se ne sentono purtroppo tante in questo periodo, ma in realtà nasconde dietro un terribile paradosso. Oggi Maria, pur essendo sfuggita alle violenze e pur avendo denunciato, si trova a dover affrontare un procedimento giudiziario a suo carico perché l'uomo che è accusato di violenze e tentato omicidio ha denunciato lei per atti persecutori. La storia parte da lontano, quando Maria inizia una relazione con un collega di lavoro sposato che va avanti per 5 anni. Fino a che la donna decide di interrompere il rapporto ed è lì che scatta il primo tentativo di strangolamento. Il secondo tentativo, più violento, avviene qualche tempo dopo. Stavolta arrivano le forze dell'ordine e attivano il codice rosso, ma è proprio da lì che paradossalmente inizia l'incubo della donna, minacce telefoniche e anche di presenza, fino alla denuncia di lui. Ho deciso di denunciare qualche mese dopo, una chiamata fatta da lui a mio marito, dove lui diceva chiaramente che prima o poi morto io, morti tutti, è stata la frase clou. A settembre Maria dovrà presentarsi in tribunale per difendersi dalle accuse nei suoi confronti. Una situazione paradossale secondo il legale che la difende, Alessandro Numini. Purtroppo i manipolatori hanno anche la capacità di riuscire a volte ad ingannare i sistemi della giustizia e quest'ultima, nel suo dovere di dover rintracciare le prove e gli elementi, può colpevolizzare suo malgrado, ecco, anche una vittima. Però denunciare resta l'unico strumento utile per poter combattere la lotta alla violenza di genere e ai femminicidi. Maria, nonostante tutto, però crede nella giustizia e invita tutte le vittime di violenza a denunciare, sempre. È un percorso difficile, quindi ci vuole tanta forza. La storia drammatica di Marjal, giovane fuggita dall'Iran, molestata nella traversata dalla Turchia dagli uomini che ora l'accusano di essere una scafista, in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, lontana dal figlio di 8 anni, ha tentato il suicidio, che almeno possa andare ai domiciliari o in una struttura protetta, è quanto chiederà in udienza giovedì il suo legale, una vicenda che è arrivata fino in Parlamento. Desiree Ferlito. La speranza di una vita diversa, una vita più umana. La storia di Marjal, costretta a scappare dall'Iran insieme al figlio di 8 anni. Aveva messo insieme con 1000 sacrifici 14.000 euro che servivano per il viaggio della speranza. Sulla barca diretta in Europa, durante la traversata, mentre lei è stesa, stordita dal viaggio con il suo bambino accanto, subisce un'aggressione sessuale. Lei urla, chiede aiuto, un ragazzo la difende. La barca viene intercettata e fatta sbarcare nel
porto di Roccella Ionica, alla solita domanda che gli agenti di polizia fanno agli sbarcanti: chi sono gli scafisti? Risponderanno proprio i quattro aggressori di Marjal, che per vendetta indicheranno lei e Amir, l'iraniano che l'aveva difesa. Per i due scatterà l'arresto. Chiedo che vengano fatte delle indagini che siano molto più serrate, molto più approfondite e non miopi. Dov'è la prova provata che fosse una scafista? Perché una donna che paga 15.000 euro per portare in salvo un bambino, ora mi deve dire per cosa pago 15.000 se sono una scafista? Qui inizia l'incubo nell'incubo di Marjal, già provata da quel terribile viaggio che sperava di poter presto dimenticare per conquistare una nuova vita per lei e il suo bambino, che invece viene affidato dal Tribunale dei Minori a una famiglia afghana in una comunità in Calabria. Marjal, da 5 mesi in carcere in attesa di essere sentita, ha tentato più volte il suicidio. Lei psicologicamente come sarebbe? Primo il trauma gli tolgono il figlio, poi c'è il trauma che hanno tentato di stuprarla. Cioè, sta donna la dobbiamo proprio spezzare in 50 solo perché è iraniana e di un'altra nazionalità, o si rispetta in sé la vita e una donna? Un individuo, lasci perdere che sia donna e uomo, questa è anche madre. L'udienza del riesame è attesa per il 14 marzo. Voglio parlare col garante, che so che ha già chiesto anche di parlarmi, per cui insieme faremo un ottimo lavoro per questo bambino e anche altri bambini, ne sono sicura, ma il bambino deve tornare a contatto della madre. Mosaici curati e turisti entusiasti, Piazza Armerina respinge con forza le accuse di incuria e di degrado della Villa Romana del Casale pubblicata da diversi media nazionali. Siamo andati con le nostre telecamere per mostrarveli. Luca Ciriberti. Ben conservati, in ottimo stato e veramente sempre belli, sempre straordinari. Imperdibili. Uno che viene da queste parti non può non venire qua. E siamo rimasti, io e la mia amica, piacevolmente sorpresi. La Villa Romana del Casale a Piazza Armerina è stata negli ultimi giorni al centro del dibattito e delle polemiche per la manutenzione e lo stato di cura dei mosaici che tutto il mondo ci invidia. Allora siamo venuti a vedere con le nostre telecamere qual è lo stato dell'arte di questo bene inestimabile. Un mosaico che ha 2000 anni e quindi, vedendo probabilmente la parte mancante del mosaico, si può anche attribuire al fatto che la gestione sia cattiva o comunque. In realtà questi sono mosaici che non sono mai stati rinvenuti. Qualche critica emerge anche sugli affreschi parietali, che in realtà non sono mai stati rinvenuti. Si è parlato anche delle veline sui mosaici, abbandonate chissà da quanto tempo. In realtà non è così, questa è un'operazione di manutenzione ordinaria, di piccolo micro restauro ordinario che viene fatto sui mosaici. Oggi le troviamo qui, domani le troveremo da un'altra parte, perché queste vengono levate, vengono tolte e vengono riapplicate da altri posti. Questi muschi e questi licheni possono dare questa impressione di degrado e incuria, è così? Certamente nel periodo invernale l'acqua ristagna in questa superficie dovuta al restauro del 2007-2012, si è pensato di sostituire all'originario giardino che drenava appunto l'acqua, perché era un terreno naturale, con questo cemento cocciopesto. E danneggia o può danneggiare i mosaici, che è il vero bene inestimabile? Innanzitutto questa è assolutamente una pavimentazione recente, ultimata nel 2012. E serve proprio ad evitare che l'umidità possa arrivare ai mosaici. Si è parlato anche di numeri dimezzati rispetto agli anni precedenti. Tra il 2007 e il 2012 ha intrapreso questi lavori di restauro e di sostituzione delle vecchie coperture. Questo ha fatto sì che la villa potesse essere fruita solamente per un 15% e ha determinato il calo dei flussi pari quasi al 50%. Dopodiché nel 2019, pre-Covid, la Villa del Casale si attestava sui 300.000 visitatori l'anno. Quest'anno chiudiamo il 2023 con oltre i 300.000 visitatori. Niente soldi per le prime spese antincendio in Sicilia e rischio stop anche per il rinnovo del contratto dei regionali. Roma blocca parte della finanziaria siciliana e l'assessore all'economia vola al Ministero per cercare soluzioni. Manlio Viola.
Tregua finita fra governo regionale e governo nazionale. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare 3 articoli della legge di stabilità siciliana, una decisione che avrà conseguenze non soltanto politiche ma anche pratiche. Nella notte a Roma ha detto no agli incentivi per 4 milioni e 300 mila euro ai dipendenti regionali, all'aumento delle giornate lavorative per gli operai forestali e antincendio e al potenziamento del CEF Pass di Caltanissetta, la struttura che si occupa della formazione superiore in sanità e non soltanto. Le conseguenze pratiche sono il rischio stop al percorso di approvazione del nuovo contratto ai dipendenti regionali, fermo ormai da 13 anni. Niente partenza anticipata, soprattutto per la stagione antincendio in Sicilia, visto che le vie tagliafuoco vengano scavate proprio dagli operai forestali stagionali, che non potranno essere utilizzati più a lungo rispetto al passato. Prettamente politico il terzo stop riguardante il CEF Pass, e di segnali politici ne arrivano anche altri. Sono almeno una trentina gli articoli della legge regionale collegata alla finanziaria e approvata dopo quella di stabilità, per cui Roma manifesta dubbi. La norma di maggior peso a rischio è quella che introduce gli incentivi da 18.000 euro all'anno per i medici in servizio negli ospedali delle piccole città, per una spesa complessiva di 10 milioni di euro per la regione. A Palermo adesso le scelte sul cassare queste norme oppure resistere davanti alla Corte Costituzionale, ma per l'assessore all'economia Marco Falcone l'impugnativa non crea alcun problema. L'assessore regionale però è già volato a Roma per affrontare la questione col Ministero, ma parla soltanto di norme marginali che non cambiano l'impianto complessivo della legge. Un terremoto di magnitudo 3.8 è stato registrato alle 10.37 a nord dell'arcipelago delle Eolie. In una zona più a sud era stata registrata alle 5.37 un'altra scossa di magnitudo 4.4. Non sono segnalati, per fortuna, danni. A Catania oggi piove, ma in Sicilia è a caccia di nuove fonti di approvvigionamento idrico per cercare di superare una crisi che è di nuovo alle porte. Acqua razionata, fontanelle dei rubinetti chiusi in 5 province dell'isola centro-occidentale, le campagne sono quasi a secco, gli invasi hanno poche scorte e la crisi sta per arrivare anche nei rubinetti delle case di città. Manlio Viola. Caccia all'acqua come antichi rabdomanti. In Sicilia si è aperta la ricerca di nuovi pozzi che possano alleviare la sete delle campagne e, molto presto, la sete anche delle nostre città. La crisi idrica non è ancora esplosa in tutta la sua gravità, ma i dati sulla raccolta d'acqua di quest'ultimo inverno denunciano una carenza grave che in estate porterà a difficoltà oggettive in almeno 5 province della Sicilia centrale ed occidentale e in particolare in 93 comuni. A confermare la gravità della situazione è stata Sicilacque, che ha deciso di razionare l'acqua in tutta la Sicilia centrale. La crisi coinvolge in generale però Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissette e adesso anche Enna. A Palermo e provincia l'AMAP, l'azienda acquedotto, ha dato il via al suo primo piano di razionamento già la scorsa settimana, chiudendo tutte le fontanelle pubbliche e diminuendo la pressione nella rete idrica. Un esempio adesso seguito anche nell'ennese. Nel territorio la riduzione della pressione del 25% coinvolge 16 comuni. La crisi idrica è stata anche al centro di una serie di riunioni alla regione. Gli invasi non superano il 35% della loro capacità e presto dall'emergenza campagna si passerà all'emergenza anche nelle città. L'estate si preannuncia difficile. I genitori dei pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina questa mattina hanno manifestato a Palermo per chiedere la deroga che possa tenere aperto il servizio. Marco Gullà. Salvate la cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Un appello, un nuovo grido d'allarme da parte dei cittadini, genitori e dipendenti dell'ospedale, oggi a Palermo a manifestare davanti Palazzo d'Orleans. La proroga fino al 31 luglio è una spada di Damocle che pende sulla testa dei tanti genitori che grazie al CCPM hanno salvato le vite dei loro figli. Si parla del cuore dei nostri figli, non di cose lontane dalla realtà. Qua si parla del diritto alla salute dei nostri figli, si parla del centro che ha salvato mia figlia operandola 2 volte. Quindi noi chiediamo semplicemente il diritto alla salute per i nostri figgli. La Sicilia ha di bisogno di 2 centri, quindi l'apertura di Palermo è benvenuta, era attesa, è giusta, ma la chiusura di Taormina non ci sta completamente. Questo genitore che sentiamo è venuto assieme al figlio, curato dalla cardiochirurgia taorminese. Mio figlio non potrebbe essere qui a quest'ora se non ci fosse stato l'ospedale di Taormina, l'equipe dell'ospedale di Taormina che
si è impegnata per lui, per tirarlo fuori dalla brutta situazione in cui, ahimè, con cui è nato. Ci stanno spezzando il cuore perché i tempi sono ristrettissimi. A luglio scadrà la proroga, la famosa proroga che ci è stata data più e più volte. Io ho il terrore perché mia figlia ha una cardiopatia molto molto complessa e non può arrivare in emergenza un altro equipo, qualcun altro, a prendersi cura di mia figlia. Ultimi mesi di incertezza, poi se non ci sarà una nuova deroga, il CCPM chiuderà. Io voglio il CCPM di Taormina, perché il CCPM è il mio cuore, non salva solo i nostri figli e i bambini siciliani. Al Liceo Galilei di Catania c'è un nuovo laboratorio scientifico all'avanguardia, frutto della vittoria del concorso nazionale Mad for Science. Eva Spampinato. Microscopi ottici e a contrasto di fase, K-flusso laminare, frigo termostato, incubatori. Quelle che vedete sono le strumentazioni scientifiche all'avanguardia del nuovo laboratorio del Liceo Galileo Galilei di Catania e sono il frutto del lavoro eccezionale di questi studenti. Sì, perché appena un anno fa il Galilei vinceva il concorso nazionale tra 146 scuole italiane Mad for Science. Il progetto che ci ha fatto vincere consisteva nel cercare di studiare un metodo per interrompere l'avanzata delle muffe attraverso l'utilizzo dei lieviti. 75.000 euro il premio per il primo classificato, che si sono concretizzati in nuove strumentazioni che permetteranno di fare esperienze nell'ambito della microbiologia e della biologia molecolare e cellulare. Cosa vorrei fare da grande? Io desidererei intraprendere la carriera medica e probabilmente studierò medicina il prossimo anno. Ma dietro ad un gruppo di studenti geniali c'è anche e soprattutto il lavoro di professori che dedicano tempo, indicano la strada, aprono la mente. È un orgoglio indescrivibile perché grazie a questo premio la nostra scuola ha fatto un salto di qualità, infatti adesso i nostri studenti saranno in grado di poter svolgere ricerca come se si trovassero in un laboratorio universitario. Proprio per questo il progetto della Fondazione di Asorin si rivolge anche agli insegnanti delle scuole vincitrici che riceveranno una formazione continua. È fondamentale trovare un maestro nella vita, credo che questo sia proprio l'avvio a un percorso di individuazione delle proprie personali vocazioni. In un momento storico in cui si parla di Gen Z e giovani svogliati, succubi dei social e delle demenziali sfide sul web, queste sono le challenge che ci piacciono. Al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina, felice debutto dello spettacolo Uomini non sono alberi, sulla figura del celebre compositore Kurt Weill. Adelaide Barbagallo. Und Schmuel Meier bleibt verschwunden. Uomini non sono alberi, una storia di libertà e dignità umana incentrata sulla figura del compositore ebreo-tedesco Kurt Weill. La narrazione si snoda attraverso 13 canzoni del compositore genio musicale dell'opera da tre soldi, che durante il nazismo fu costretto a lasciare la Germania. Lo spettacolo ha debuttato al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina. Il mondo conosce la sua musica, ma solo gli esperti riconoscono ancora il suo nome. Einem schönen blauen Sonntag. L'assessore alla cultura Ettore Messina, oltre alla bravura degli interpreti, è stata la traduzione in italiano dei testi proiettata sulla scena a commuovere il pubblico. La One Sky Academy a Piazza Armerina produce questo spettacolo meraviglioso, anche in una forma ridotta, ha sortito l'effetto desiderato. Dall'atmosfera degli anni venti a Berlino, che precedettero l'avvento del nazismo, le leggi razziali e la guerra mondiale con i loro orrori, a quella dei cabaret parigini e di Broadway, Hollywood, alla fine degli anni 40. Parole e musica hanno condotto per mano il pubblico, che ha mostrato il suo apprezzamento con calorosi applausi. Breve pausa, tra poco il calcio, la crisi del Catania, nelle parole del difensore Contec. State con noi. Di nuovo insieme con il calcio, neanche il cambio di panchina risolleva il Catania, che adesso ha soltanto 4 punti di margine sulla zona play-out. Contec a corner, ora pensiamo al campionato. Torino Lemana. È un Catania che deve guardarsi alle spalle, almeno per due motivi.
1 per la media punti da retrocessione, 2 pareggi casalinghi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare e 2 perché le dirette concorrenti per la salvezza iniziano a correre a partire dalla Turris che nel posticipo ha battuto la Casertana. Ora sono soltanto 4 le lunghezze di vantaggio sulla zona playout, un'eventualità che nessuno all'inizio del campionato avrebbe preso in considerazione, senza contare che sarebbe una doppia beffa perché di fatto escluderebbe i rossazzurri dai playoff quasi garantiti dall'accesso in finale di Coppa Italia. Neanche l'ennesimo cambio di allenatore da Lucarelli a Zeoli è servito a dare la scossa e contro il Potenza è andata in scena un'altra prestazione in colore. 0 reti e tanti fischi ultimamente. Colonna sonora al Massimino. Noi dobbiamo guardare noi stessi. Se noi giochiamo come sappiamo è un momento normale per noi e dobbiamo guardare solo noi stessi. È nero l'umore dei tifosi e la squadra risente di un clima che certo non aiuta. Se ne è parlato nel salotto di Corner. Tra 7 giorni, 8 giorni Coppa Italia, perché in questo momento Catania ancora non ha vinto. Vogliamo vincere pure Coppa Italia, però per me dobbiamo guardare primo campionato e poi Coppa Italia. E proprio il gol di Conte nel convulso finale contro il Monterosi consente al Catania di avere un punticino di margine in più sulla Turris, anche se d'ora in poi saranno vietati altri errori, a partire dall'anticipo di venerdì contro il Cerignola. E noi ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.